città di Lugano ha deciso di aumentare l'impatto sociale della sua attività culturale. Siamo convinti che la cultura non sia solo un momento del tempo libero, pur piacevole e arricchente possa essere, ma possa essere una determinante della crescita sociale della comunità. Abbiamo voluto in questi due giorni affrontare diversi temi. Ieri pomeriggio il tema era l'umanizzazione degli spazi e della cura. È stato importante essere accolti nel Teatro dell'Architettura dell'Università della Svizzera Italiana, e mentre oggi qui all'AC siamo partiti da un approfondimento con l'OMS e con il professor Grossi delle evidenze scientifiche. Le evidenze scientifiche che emergono dal rapporto OMS del 2019, che ha creato veramente un effetto sorprendente in chi si occupa di cultura e salute. Tradurre tutta questa materia così vasta di dati scientifici in basi per prendere delle decisioni che possono cambiare la realtà di tutti i giorni. La cultura è un determinante sociale per le nostre life skill, per il nostro benessere, per lo sviluppo delle nostre potenzialità e per la nostra fioritura. Questo progetto pensa alla formazione delle nuove generazioni. Un appuntamento che è un forum di confronto internazionale, dare forza a queste pratiche affinché divengano protocolli e politiche. I 5 progetti che abbiamo voluto premiare sono progetti già realizzati negli ultimi 5 anni, che però avessero già fatto questo salto di qualità e fossero già entrati in una fase di analisi scientifica dei dati. Quindi capire l'importanza della fruizione delle arti e della bellezza in generale per migliorare lo stato di salute, per promuovere il benessere e anche per intervenire a sostegno di diverse patologie, allargando un po' gli orizzonti di quelli che solitamente è il modello biomedico della medicina, che è centrato semplicemente sulla cura delle malattie. Avere una fondazione privata che coopera dagli esordi con la divisione cultura di una pubblica amministrazione va in questa direzione. Alziamo le ambizioni. Questo forum ha l'obiettivo di dare al nostro territorio innanzitutto gli strumenti necessari per poter cominciare a pensare in quest'ottica, ed è rivolto agli operatori culturali e agli operatori sanitari, quindi ai due lati di cultura e salute.